futuro della Sicilia parte da Messina. Allora parliamo di continuità territoriale e ci viene in mente subito il ponte sullo Stretto. Abbiamo dato già noi la prima svolta sbloccando il primo intervento importante su Tremestieri, che porta a connotare un approdo emergenziale realmente in un porto. Questa è una nave che ha le caratteristiche proprio per l'approdo di Tremestieri, diventa importante e un segnale forte di un gruppo che si è affermato attraverso questa attività di trasporto e sta oggi ricambiando quello che sono state le peculiarità della propria storia con un investimento che è un grande passo anche rispetto alle prospettive, e la prospettiva è quella di un riconoscimento definitivo della continuità territoriale che ovviamente coinvolge lo Stato, l'Europa, ma sulla quale ormai bisogna fare la grande scommessa, dico sempre, nell'attesa del ponte sullo Stretto di Messina. Qui una riflessione sull'emergenza rifiuti in città, sindaco, a che punto siamo? Stiamo smaltendo quella che è una situazione che si è creata perché è andata in cortocircuito quel rapporto strano e paradossale tra Messina Ambiente, ora dichiarata fallita, e Messina Servizi. Purtroppo nessuno ha mai pensato di dotare Messina Servizi di una flotta di mezzi degno di questo nome, ma il più giovane avrà 15 anni. Questo ovviamente ha portato, nel momento in cui si è bloccata la cosiddetta strategia di ribaltamento e di assistenza di Messina Ambiente confronto di Messina Servizi, a questa situazione. C'è una responsabilità da parte di chi doveva comunque già sopperire e programmare questa situazione. Ciò non si è verificato, lo stiamo accertando. Già ovviamente abbiamo le nostre idee chiare, però ci siamo fermati in questo momento nel concentrare le nostre forze per risolvere definitivamente questa situazione. Oggi si va smaltendo sempre ogni giorno di più con i mezzi che sono arrivati, l'arretrato, entro fine mese questa storia non solo si risolverà, ma si risolverà anche il profilo di quelle che sono le nostre azioni per evitare che in futuro succedano queste situazioni.